una raffica di aggiornamenti importanti riguardanti l'Inter e quello che potrebbe accadere da qui alle prossime settimane e soprattutto ai prossimi mesi, quando ci sarà da capire come muoversi anche in sede di mercato. Tante notizie, tutte da leggere in pochi minuti, iniziamo subito dalla prima. 1. Discorso Skriniar. La prima notizia che vogliamo riportare è quella delle ultime ore che riguarda Skriniar. Il PSG è pronto ad un'offerta da 30 milioni di euro per convincere l'Inter, che non gli ha ancora rinnovato il contratto, a cederlo nel mese di gennaio, così da evitare l'addio a zero in estate. Queste sono le voci che arrivano direttamente da Parigi. Con un piccolo particolare, Zhang non la pensa così. Secondo indiscrezioni raccolte in esclusiva da Intrattenimento Plus, il presidente nerazzurro non intende cedere in alcun modo su questo argomento. O rinnovo, ancora possibile, o addio a zero in estate. Zero cessioni per cifre ritenute giustamente ridicole. Ma andiamo avanti con la nostra raffica. 2. News su Bastoni. Proseguiamo parlando di quel che riguarda Bastoni. Qui, l'allarme, potrebbe essere più concreto. Ne parla molto palesemente TMW, che all'interno di un suo articolo uscito fuori in questi minuti, racconta proprio del fatto che al calciatore con il contratto in scadenza tra 18 mesi non sia ancora stato proposto nulla, relativamente al rinnovo. Le sirene dall'estero non mancano, anzi. Ma a differenza di Skriniar, lui sembra aver giurato fedeltà assoluta ai nerazzurri. Come a dire, vado via solo se mi vendete. Lui vuole diventare una bandiera nerazzurra. E per quanto parole a parte il contratto e una firma conti più di ogni altra cosa, anche l'aspetto di cuore ha certamente il suo peso. 3. Offerta per Barella. Altri aggiornamenti arrivano anche rispetto a Barella. Ricordate la notizia che vi avevamo riportato, che raccontava di come il Real Madrid fosse pronto a mettere sul piatto una grossa offerta da 80 milioni di euro? Trovano conferme tra i colleghi esperti di calciomercato che lavorano nella capitale spagnola. Allo stesso modo, però, possiamo dire che difficilmente l'Inter lo venderà. E diciamo pur che forse, semmai, se ne parlerà sopra i 100. 4. De Paul non esiste. Smentita velocissima e rapida, più che mai riguardante invece le notizie che ci arrivano su De Paul. Stanno infatti arrivando delle notizie che raccontano di come il giocatore dell'Atletico Madrid voglia tornare in Italia. Secondo quanto appreso dalla redazione di Intrattenimento Plus, le possibilità che l'Inter possa farsi avanti sono assolutamente e del tutto azzerate. Dunque, non vestirà la maglia nerazzurra. 5. Cambiamenti in attacco. Chiudiamo con quel che riguarda invece l'attacco. Tra gennaio e la prossima estate l'Inter subirà lì davanti un vero e proprio terremoto. Correa potrebbe andare via in prestito già a gennaio e allo stesso modo qualche dubbio permane anche per quel che concerne la condizione fisica di Lukaku, per cui deve ancora essere discusso il rinnovo del prestito con il Chelsea. Dzeko saluterà scadenza, nessun rinnovo, e Lautaro è forse l'unico sicuro di rimanere dov'è nonostante i corteggiamenti esistenti di squadre come il Tottenham. E allora, che accadrà? Difficile dirlo. L'unica certezza è che tra i vari sogni dell'Inter rimangono nomi come quello di Jonathan David, che fa davvero impazzire. Detto questo, sempre in tema mercato, grossa attenzione.